Siamo in compagnia di mister Domenico Diano, fresco laureato alla Coverciano Calabrese, contento e soddisfatto sia per il gioco che per il risultato. Sì, contento e soddisfatto della prestazione dei ragazzi, sono contento e soddisfatto della gente che ho visto oggi a venire a tifare per noi, delle tante famiglie, dei tanti bambini che alla fine diciamo che questa è una categoria che qui da noi mancava da tanto tempo e l'abbiamo creata appunto per dare quello che è poi diciamo il passo finale per i ragazzi, quindi per far crescere un po' tutti quelli che sono i ragazzi, dai bambini, dai più piccolini ai più grandi, e quindi sono contento di tutto, della prestazione dei miei ragazzi, non potevo chiedere più, ci hanno messo cuore, grinta e anima, non abbiamo sofferto quasi per niente, e sono contento veramente di tutta l'organizzazione e anche di tutta la gente che è venuta insomma a sostenerci oggi, sono contento. Numerosi campesinos aficionados, ultras e contras. Sì. Sì. Sì, siamo fortunati, nel senso che abbiamo questi ragazzi che insomma hanno creato questo gruppo, questi ultras che ci vengono a sostenere, e quindi niente, non posso chiedere di meglio, è una categoria secondo me questa diciamo che per ambiente, per organizzazione e quant'altro, troppo bassa di livello per noi. Una standing ovation da parte del pubblico locale diretta al trainer del Saline. Sì, il nostro morabito, il nostro bomber diciamo, è quasi pronto, diciamo c'ha ancora un po' da lavorare per quanto riguarda la parte fisica, però diciamo è lui la nostra punta di diamante, quindi contento anche per questo. Un modulo di gioco che ha dato il risultato sperato, era importante partire col piede giusto in questa nuova avventura. Sì, era importante sicuramente andare a prendere i 3 punti oggi, anche in visione della partita di ieri che ha fatto il Siderno, che ha vinto praticamente 5-2 a casa del San Giorgio. Noi siamo una squadra costruita per divertirci in primis e sicuramente anche per fare bene, per prenderci quelle che sono le nostre soddisfazioni, e quindi sono molto contento di aver comunque risposto a quelle che secondo me sono le 2-3 squadre più diciamo blasonate che puntano diciamo alla diretta promozione. Noi siamo una squadra tutta da scoprire. C'è stato spazio anche per i baby come il Pibe de Oro Alessandro Sgro, poco più che bambino. Sì, appunto per questo, noi il nostro settore giovanile è un settore giovanile che lavora benissimo da 15 anni. Questa prima squadra non fa altro che dare appunto lo sbocco ai più piccoli per crescere mentalmente, per crescere come ragazzi e quindi andare ad affrontare poi quelli che sono le situazioni di campo in prospettiva alla loro crescita calcistica. Quindi questa nostra prima squadra è fatta anche per far rientrare all'interno dei nostri 20 componenti anche i ragazzi allievi che maggiormente diciamo riescono a entrare a far parte, e quindi cercare di dare visibilità e far iniziare a questi ragazzi a prendere anche conoscenza e visibilità in un campionato come questo di terza categoria, che comunque per un ragazzo di 15 anni è comunque importante. Oggi ha funzionato tutto, difesa, centrocampo, attacco. Non è bello e non è elegante parlare dei singoli, ma qualche volta bisogna pur farlo. Noi è piaciuto quel Tripodi. Sì, Tripodi essenzialmente è uno dei nostri punti fermi nella difesa, perché sia se scriviamo una difesa a 3 sia se scriviamo una difesa a 4 è diciamo un perno principale, perché riesce a fare quelle che sono le chiusure e quindi accorciare la squadra e andare a raddoppio qualora si giocasse a 3 o a 4 per andare a chiudere e a guidare anche la difesa giovane che abbiamo, perché sono ragazzi che comunque tra di loro non si conoscono ancora bene calcisticamente, quindi siamo stati bravi, attenti, abbiamo tenuto alta la concentrazione. Faccio i complimenti
diritti comunque alla calcistica Spinelli, perché non ha giocato con cuore, ha giocato con grinta. Fino all'1-0 era in partita. Sì, ma assolutamente, anche sul 2-0 poteva riaprirla, perché noi abbiamo avuto una defiance per circa 10 minuti lì al centrocampo, dove c'è stato un buco dove potevano inserirsi e farci male. Quindi è stata una bella partita, sono contento di quello che hanno fatto i miei ragazzi, e faccio comunque i complimenti a quello che è la calcistica Spinelli per quello che ha fatto oggi, che ha messo in campo. So che è una squadra che diciamo, è iniziato da pochissimo, composta da pochissimo tempo, e quindi onore anche a loro e al coraggio e alla grinta che ci hanno messo per questa partita iniziale. Claudio Familiari, idolo delle folle locali qualche anno fa nella gloriosa Saline, poi ha vestito i panni del presidente con un settore giovanile che ha ottenuto dei prestigiosi risultati anche a livello nazionale, e oggi si avventura in questa nuova esperienza di terza categoria. Una bella partita quella giocata dai ragazzi oggi. Sì, è stata una bella partita su tutti i punti di vista, sia tecnico sia comportamentale. È stata una bella partita tranquilla, giocando bene, esprimendo un buon gioco. Diciamo che siamo contenti di come sono andate le cose. Speriamo in futuro di migliorarci giocando un ottimo calcio. D'altra parte i ragazzi hanno trovato un clima ideale, immerso nel verde, nell'ossigeno e nella natura, un ambiente a misura di ragazzo dove il dialogo e il confronto delle idee regna sovrano. Certamente, siamo una famiglia, vogliamo diciamo, prendere questa linea di essere tutti uniti per, diciamo, sempre per divertirci nel rispettare l'avversario e tutto questo. Fermo restando che comunque devono andare avanti i valori morali e ideali. Sicuramente la base di tutto. Noi abbiamo la scuola calcio, vogliamo, diciamo, abbiamo fatto la prima squadra anche per dare ai ragazzi che crescono l'opportunità di andare in prima squadra come punto di riferimento. Quindi in campo bisogna dare, diciamo, il giusto prossimo impegno. Andiamo a Caulonia con il CSPR e vediamo cosa portiamo di buono come risultato. Vediamo, l'impegno non deve mancare, va. Il vicepresidente Gabriele serio in tutti i sensi. Sì, grazie. Niente, oggi abbiamo visto una bellissima giornata di sport, sia dall'entrata con i ragazzini, che è stato bellissimo, e poi la giornata calcistica, che è stato uno spettacolo sia per noi che abbiamo visto la partita, che per tutte le persone che sono venute a vederla. La squadra ha girato molto bene, sono contento, complimenti al mister per i giocatori che ha gestito sul campo. Niente, sono felice della giornata. Un pubblico veramente emozionato che ha riservato spesso e volentieri standing ovation ora al trainer, ora ai giocatori, ora ai dirigenti. Sì, il pubblico era molto entusiasta di questa giornata, non vedeva l'ora che arrivasse domenica. Infatti si sono preparati durante la settimana con coreografie, striscioni, insomma un bel spettacolo, dai. Una nuova meravigliosa avventura è appena iniziata. Sì, speriamo di trovarci sempre con queste giornate di vittoria, dai, bellissime giornate di sport. Lo spirito di avventura è quello di Indiana Jones, quello di Tarzan, quello di Zanna Bianca, quello di Jimmy Hawkins nell'Isola del Tesoro, eccetera eccetera. Ma noi intanto siamo con i piedi per terra, poi l'avventura che affronteremo la vedremo durante il corso della stagione. Domenico Tripodi, un dirigente appassionato e comunque anche competente, che ha fatto belle cose già col Bacalati, nella vallata Bacalati San Lorenzo, nel campionato di eccellenza regionale, e oggi si è cimentato in questa, diciamo così, avventura salinese, e da anni sta portando avanti un bel discorso nel settore giovanile, ora addirittura con la terza categoria, dove è iniziato con il piede giusto.
Intanto buonasera a tutti e buon inizio di campionato a tutti. Come ha detto bene l'amico Domenico, ringrazio per tutto quello che ho potuto fare, l'esperienza maturata a Bacalati in eccellenza con Giovanni Maesano, grande persona, e tutto l'ambiente che mi ha fatto sempre, diciamo, sentire a casa, e ho maturato la mia grande esperienza che poi mi ha portato a creare questo qui a Salina insieme a un amico fraterno che è Claudio. E oggi, diciamo, questa struttura, diciamo, credo sia una delle più in via della provincia di Reggio Calabria per tutto ciò che è stato realizzato. Abbiamo creato questa terza categoria grazie anche all'ingresso di tanti dirigenti, anche loro amici fraterni, e diciamo che una continuità della scuola calcio, come diceva bene l'amico Domenico, che sicuramente darà la possibilità a tanti giovani di avere un seguito finita la scuola calcio. È una nuova esperienza, sicuramente il nostro primo obiettivo è divertirci facendo sport in maniera sana, leale e rispecchiando i valori che io ho messo sempre sia nella vita e che metto sempre anche nello sport. C'è spazio per i giovani ma anche per i meno giovani, come i Tyrannosaurus Rex appena sbucati fuori da Jurassic Park come Metastofoli. Sì, avete detto bene professore, c'è sicuramente Metastofoli, il Ritorto, Villaccio, ci sono tanti altri ragazzi, Tripodi, che voi conoscete bene, facevano la prima categoria, la seconda categoria negli anni passati. Io ho pensato bene di riportarli a praticare questo bellissimo sport che sicuramente ancora possono dare tanto insieme ai nostri ragazzi. I tifosi hanno pure diritto, Fortunato Morabito. Sì, dai, sono stati bravi veramente, hanno lavorato tutta la settimana. Sono contento per loro e anche per me, perché oggi sono una giornata di sport. Ho visto che mi hanno acclamato tantissimo e di questo li ringrazio veramente, perché sono veramente bravi ragazzi con un grande cuore. Cioè, volevo proprio ringraziare tra parentesi anche il presidente Claudio, Mimmo, Domenico e gli altri presidenti che sono lì.